poche volte vi chiediamo espressamente di condividere un nostro video, un nostro pezzo, un nostro appello. Questa è una di quelle volte. Per favore condividete a manetta, perché vorremmo ottenere un risultato del cuore. Sicuramente sarà questo, ormai sentiamo l'odore certe volte delle storie che vi raccontiamo. Ebbene, ieri notte un lavoratore di questi locali che sono in via Orfeo Mazzitelli ha trovato questa bambolina nuovissima, nuovissima. Era qui sulla pista ciclabile, a pochi metri dal parco giochi, dalle giostrine che ci sono lì in quella piazza, in largo Emanuele De Gennaro, e subito ha pensato di chiamarci per fare in modo che la bambina che l'avesse persa potesse ritornarne in possesso. Bene, se sei stato padre o madre, sai certamente cosa succede quando tuo figlio, soprattutto figli di una certa età, perdono il proprio giocattolo preferito. Ci sono dei drammi incredibili, delle tragedie assurde. E non ci sono figli che non ti fanno parlare. Ci sono mamma. Figli che ti ricattano per non farti parlare con la mamma. Tu conosci troppi particolari della mia vita. Tino. Grazie, siamo insieme dalla mattina alla sera. Quindi per forza devi conoscerli, per forza. E dunque, sa che dramma può essere la perdita del gioco preferito. E non importa se quello è il gioco preferito di mezz'ora, è il gioco preferito di una vita intera. È il gioco preferito ed è un pianto inconsolabile certe volte quello che ti assale, quello che assale il bimbo, la bimba, quando devono fare a meno del gioco smarrito. Per cui condividete questo appello e facciamo in modo che, se conoscete la proprietaria di questa bambolina o se siete la mamma e il papà della bimba, ci possiate contattare, la teniamo noi in custodia e speriamo davvero di poterla restituire alla legittima proprietaria. Speriamo che non la veda. Speriamo? Che qualcun altro la veda. No. Lascia per. Non è un ladro di giochi. Questo lo possiamo dire. Ai suoi ci tieni ai suoi. Questo è fondamentale. E dunque condividete questo appello affinché la bimba possa riottenere la bambolina. Chissà come la chiamati, perché danno i nomi pure. Certo, sì, sì. Chissà come l'ha chiamata. Anche io quando ero piccolo. Avevi un nome? Ah, no, davi il nome il giocattolo. E come chiamavi il tuo giocattolo preferito? Non mi ricordo, ma ormai vedi, tanti anni. Sei andato. Milioni. Non sei più bambino. Non sei più bambino. Questa è la verità. Purtroppo. Ma lo capisci il fatto? Certo, lo capisco. Lo capisci? Lo capisco perché, ripeto, sono stato bambino. Ciao Tino, ciao, ciao. Per ora e solo per ora, è quasi tutto. Ciao! Mamma mia, che scimoniti che siamo. Veramente, mica bugia.